Cosa manca alla formazione per fare lo salto di qualità? Cosa manca? L'hai detto già da solo, la risposta alla domanda c'è già subito la risposta. In che senso? Innanzitutto devo dire che noi ci mancano le nostre due prime punte, perché effettivamente manca un goleador. Come hai visto pure tu, siamo arrivati in porta, non ho raccontato tutte le occasioni che abbiamo avuto, ma occasioni così limpide non ne ho mai visto. Calcolo pure che il 10 è un ragazzino 2001 che ha bisogno di fare esperienza, e quindi cosa manca? Dovremmo dire alla società di comprarmi un attaccante di almeno da 15-20 gol, così saremmo a posto magari. Quando arriverà la vittoria? Spero molto presto, i ragazzi ci stanno mettendo tutto l'impegno che possono dare, stiamo cercando di rinforzare la squadra e quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, loro pure, speriamo che dalla prossima domenica cominciamo a vincere. Ma intanto direi che mancano soprattutto i risultati, perché onestamente per il lavoro che si sta facendo meriteremmo forse qualche punto in più in classifica. È chiaro che da come si era messa la partita abbiamo rischiato di fare l'ennesima debacle, ma mi è piaciuta molto la reazione della squadra, soprattutto al secondo tempo, dove è venuto fuori un po' di più il carattere, il coraggio che già, e la determinazione che già si erano visti nella trasferta di Badolato. Indubbiamente qualche cosa va sistemata, perché sapevamo comunque a livello di organico di avere delle carenze, però devo comunque ringraziare i ragazzi per l'impegno che ci stanno mettendo. La società comunque ci sta vicino e sta cercando in tutti i modi di muoversi per poterci consentire di rinforzarci e di proseguire al meglio. Noi sicuramente ci crediamo e continueremo a lavorare con umiltà, e sono convinto che prima o poi le soddisfazioni arriveranno.